That is very scared of heights. Dude, the fuck? Who would be scared of that? I don't know what you're talking about. And over there on this bridge we have the bungee center. Dude was very scared of that. And that's the river where my boy Boro is somewhere. Didn't find him yet. Chicken noodle soup? I have to learn that dance. I'm doing that. Do the butt. Like a pro, BTS should hire me. Of course they should. Oh, give me the chicken noodle soup from there. It's very nice. Okay, give it to me. I know how to do this. Okay, I know how to do this. Okay. What the fuck is going on? While doing the chicken noodle soup, Dorina crushed my friend the snail. And I'm never going to be the same again. What do you have to say for yourself? I'm sorry. Be like very beautiful. Of course. Mount Doomy. Cookie. Doomy. John Cookie. John Cookie. Cookie. Doina not wanting to be in love. Naruto run. I have to film and I can't even.
Are you having fun? Yes. I would like to go do kayak. No. But the Tron doesn't understand. She doesn't understand what's cool, what's hip. Dude, you are red. You're a red lobster. Look at you. Hip. You wanna go in the canoe and like die or something? Of course. So lobsters are delicious. My love, we don't eat lobsters. They're MVPs. Don't eat lobsters. Allora, so che questo video è stato molto poco parlato, però volevo fare qualcosa di un po' più diverso e semplicemente mostrarvi posti più che io che parlo, perché tanto dopo se inizio a parlare non la smetto più e dopo il vlog diventa una cosa di tipo 30 minuti. Oggi è il nostro ultimo giorno in questa nostra prima destinazione, siamo arrivati domenica, almeno in Nuova Zelanda era domenica, in Canada era ancora sabato e anche in Europa era ancora sabato, e abbiamo preso un altro aereo subito dopo quel giorno. È stata una giornata terribile perché siamo arrivati alle 5 del mattino all'aeroporto e abbiamo aspettato fino all'una per prendere un altro aereo per venire da Auckland a Queenstown, e da qua abbiamo preso la macchina. Qua guidano dall'altra parte, quindi è stato un po' dura abituarsi, diciamo. Ho guidato io perché lui purtroppo non ha 25 anni e a quanto pare qua in Nuova Zelanda se non hai 25 anni non sei considerato esperto. La cosa mi fa ridere perché lui ha preso la patente a 16 anni, io l'ho presa a 21. E quindi ho dovuto guidare sempre io, e all'inizio è stato un po' strano guidare dall'altra parte perché ti sei abituato, insomma, ci siamo capiti. Se siete stati in quei paesi dove guidano a destra lo potete capire benissimo. E soprattutto qua siamo arrivati e dovevamo tipo andare su per le colline, quindi c'erano tutte quelle curve, orribile, no. Però dopo mi sono abituata, quindi è andata meglio. Siamo venuti al nostro hotel che ha questa bellissima vista. Film the view, my love. Praticamente questa è la vista del nostro hotel, che è bellissima. Amazing. E abbiamo esplorato un po', qua credo sia la zona più naturale, più più piena di natura, mettiamola così, perché veramente abbiamo visto più pecore che umani. E, però è bellissimo, bellissimo, mi è piaciuto un sacco, è stato molto rilassante, abbiamo guidato attorno, ci siamo fermati, abbiamo esplorato un pochino e domani andiamo a Wellington che è la capitale, e lì abbiamo un altro itinerario da fare e poi in seguito andremo nelle altre cose che vedrete pian piano. E niente, quindi siccome oggi è l'ultimo giorno, tra poco dobbiamo tornare all'hotel e preparare la valigia, perché domani partiamo molto presto per riportare la macchina e poi per andare all'aeroporto. Ci sono dei cani che stanno litigando. E quindi sì, volevo finire questo video così, spero che vi sia piaciuto, spero di non aver fallito il mio piccolo esperimento del non parlare troppo. E niente, ci vediamo al prossimo video e ciao!